Buongiorno a tutti, bentrovati. Spero che avete trascorso tutte delle buone feste. Allora, iniziamo col primo punto all'ordine del giorno. Lettura ed approvazione. Ah, prima l'appello, scusate. Pasquale Freda, Antonella Trimarco, Gregorio Grippo, Massimo Carbone, Antonio Volpe, Anna Ferrara, Maria Murano, Presente. Nadia Robertazzi, Angela Bastardo, Francesco Fernicola, Pasquale Gallucci, assente, Maria Trimarco, Anna Maria Del Corvo. Allora, primo punto all'ordine del giorno, lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. Va bene se li diamo per letti? Allora, passiamo alla votazione. Favorevoli? Mi sembra che siamo tutti favorevoli. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Quindi, tutti favorevoli. Secondo punto all'ordine del giorno. Ratifica variazione di bilancio. Delibera giunta comunale numero 174 del 18/11/2022, avente ad oggetto la variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, integrazione al programma annuale e triennale delle opere pubbliche 2022-2024 biennale degli acquisti di beni e servizi e al DUP 2022-2024. Approvazione. Passo la parola all'assessore Grippo. Bilancio di previsione 2022, non so se vogliamo andare nel dettaglio oppure darlo, non so se avete avuto accesso agli atti, nel senso che sono state fatte due variazioni, uno al piano triennale delle opere pubbliche per quanto riguarda sport e periferie, giusto Antonè? E questa è l'unica variazione. Mentre per quanto riguarda la gestione al biennale, per quanto riguarda i servizi e gli acquisti, uno, diciamo, ci sono arrivati dei trasferimenti che abbiamo inserito all'interno del bilancio di previsione, altri, ad esempio, per quanto riguarda quello più importante, per quanto riguarda la stipula dei contratti di collaborazione per il PNR, da spalmare sugli esercizi 2022, 2023 e 2024. Questo. Poi un altro aspetto un po' più penso di interesse è la variazione dell'aumento del dipendente del giudice di pace, nel senso che erano stati omessi sia le entrate derivanti dal Ministero in quanto il dipendente Rossi è un LSU e sia si è ritenuto necessario il fatto di portare, diciamo, l'aumento del suo contratto che attualmente era di 12 ore settimanali a 30 ore settimanali, però sempre a tempo, diciamo, non full time, in modo da più o meno da salvaguardare quella che era la pianta organica dell'ente. Questo, poi ci sono stati, diciamo, l'ingresso di fondi per quanto riguarda la sanificazione, l'ingresso per quanto riguarda l'aumento dell'energia elettrica, che cosa c'è più? I buoni pasto per i dipendenti. Non vedo altre cose. Una variazione che abbiamo ritenuto opportuno per quanto riguarda la manutenzione del cimitero, che attualmente era destinata a 14.000 euro l'anno e abbiamo ritenuto di portarla a 20.000, quindi con un aumento di 6.000 euro. Poi che cosa c'è più? Qualche altra cosa più di rilievo. Questo sono l'aspetto di cose. C'è il parere del revisore sia per quanto riguarda la variazione in giunta sia per quanto la variazione in consiglio. Se ci sono domande più specifiche, non sono qua. Volevo capire, per quanto riguarda l'aumento delle ore del dipendente del giudice di pace, che è stato acquisito al comune, in forza al comune con una mobilità dalla comunità montana, i 9.300 euro, 9.100 euro vengono dal 9.100. Ministero perché lui è un ex LSU, Sì. dipendente dalla comunità montana. Ma,
L'aumento delle ore è stato sono stati previsti gli accordi fatti precedentemente con gli altri comuni per la compartecipazione, oppure queste ore graveranno solo sul comune di Pulcino? No, assolutamente no. Diciamo, abbiamo già, prima di fare questa cosa, abbiamo mandato una PEC a tutti i comuni del comprensorio, quindi Pasquale penso che possa essere più di aiuto rispetto a me. Diciamo, si è intavolata questa trattativa con i comuni, adesso stileremo un budget di tutte le spese che gravano sul giudice di pace e verrà fatta la ripartizione sugli altri, sui 10 comuni. L'unica, penso, discussione che stiamo verificando se fare in base agli abitanti oppure in base al numero degli RG. Pasquale, giusto, questo penso che è meglio che Pasquale, diciamo, subentra su questo aspetto. Posso un attimo, giusto, Presidente, per... Buongiorno a tutti innanzitutto. Per quanto riguarda quello che diceva Vito, sì, è vero, ci siamo già interfacciati con tutti i sindaci del territorio, cosa che a dire il vero avevate fatto anche voi come precedente amministrazione, e ci hanno dato tutti disponibilità. Quindi, come diceva Vito, l'unica cosa è capire se ripartire in base al numero di abitanti, in base al numero di ruolo, in base al territorio, insomma, stiamo facendo questa valutazione. Quindi le ore che sono noi state... avevamo stabilito un budget, se vado un po' a memoria, di 1000 euro per comune in modo da poter aumentare le ore, perché lui presta un servizio che va al di là delle sì. ore, delle 12 ore. Volevo solo capire se era stato mantenuto questo accordo oppure se ne farà uno completamente nuovo. Anche se, come le spiegavo, a dire il vero noi siamo andati anche un po' oltre questo, proprio per andare incontro ad un padre di famiglia, insomma, una persona che lavorava veramente a non so che teneva vita per 9 ore. 12,15 ore a settimana. Quindi per adesso è a carico del comune la spesa sua personale, del suo stipendio, perché non ritenevamo fosse giusto continuare così, perché è vero sì che ci sta una bozza di accordo con gli altri comuni, però è una bozza di accordo che voi avete portato avanti per anni, noi potremmo portare avanti ancora per anni, quindi non è che possiamo aspettare dei passaggi che magari potrebbero durare anni e nel frattempo questo continua a morirsi di fame, non è una cosa corretta. E quindi abbiamo risolto in questo modo. Fermo restando che nel momento in cui avremo siglato questo accordo con gli altri enti, quelle spese saranno ripartite sia sul suo stipendio che su quelle che sono le spese di cancelleria e di gestione dell'ente. Innanzitutto buongiorno a tutti, auguri per le feste che sono in corso. Auguri anche a chi ci segue da casa. Voglio esprimere il mio rammarico al Presidente che non ha sentito la sensibilità di ascoltare anche i capigruppo di minoranza per la convocazione di questo Consiglio Comunale. La mattina, purtroppo, Presidente, quasi tutti svolgiamo un'attività lavorativa importante, la collega capogruppo della lista La Rosa, Anna Maria Del Corpo, e caposala al reparto di medicina dell'ospedale di Oliveto Citro. Quindi capite bene che svolgere il Consiglio Comunale di mattina, noi che abbiamo impegni lavorativi, costituisce un disagio per le nostre aziende per cui lavoriamo. Quindi avevo chiesto più volte che nella convocazione del Consiglio si potessero ascoltare anche i capigruppo per dare qualche suggerimento, qualche proposta alternativa. Stamattina il consigliere Pasquale Gallucci non ha potuto partecipare perché proprio a quest'ora, alle ore 11.30, è presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro, sezione prima, dove un suo cliente non poteva assolutamente non presentarsi davanti al giudice Gerardino Guglielmo. Quindi capite bene i motivi per cui io esprimo queste doglianze, non me ne vogliate, però ritengo che in un buon rapporto istituzionale tra maggioranza e opposizione ci debba essere un confronto, un colloquio anche per le modalità di questo svolgimento di questo Consiglio Comunale. Questo volevo dire. Poi per quanto riguarda la variazione in bilancio, io accolgo con molto piacere che l'istanza del nostro amico Rossi Giuseppe, operatore del giudice di pace, c'è stata, io l'ho proposta in questo Consiglio Comunale perché ho ascoltato le sue lamentele, però io penso che non siano risolte del tutto. È sicuramente un passo in avanti, però lui
con me sinceramente, si è lagnato del fatto delle mansioni che svolge. Secondo me, siccome lui è inquadrato come B1, ascoltatemi, perché noi qua dobbiamo ragionare, lui con la qualifica B1 mi ha riferito che è addetto a fare le fotocopie. Lui svolge mansioni da cancelliere. Ciò significa che ci potrebbe far incorrere al rischio che tra qualche anno lui ci faccia un contenzioso. Lo sappiamo tutti, le mansioni che svolge, o no? La B1 non sono le mansioni che svolge. Tra qualche anno potrebbe rivolgersi un legale e noi saremmo costretti a riconoscergli le mansioni e il ruolo che esso svolge. Per questo io dico, facciamo un altro passo in avanti e vediamo di inquadrarlo, visto e considerato che i comuni vicinori si sono dichiarati disponibili a compartecipare alla spesa. E risolviamolo definitivamente, perché ritengo che l'ufficio del giudice di pace sia un ufficio da tenere in considerazione per l'enorme beneficio che la nostra comunità e i comuni circondati ricevono da questo ufficio. Ma per questo? Sì, per questo. Io l'ho detto, la figura del cancelliere non è prevista nel nostro documento unico di programmazione. Io la volta scorsa ho sollevato questo problema. Però il cancelliere non è a carico del Ministero della Giustizia. La legge dice che i comuni che vogliono essere sede di ufficio del giudice di pace si devono far carico dei costi. Siccome la figura del cancelliere è una figura preminente in ufficio, non può non esserci. È un domani e questo ci fa un contenzioso. Cioè comunque gli verrà riconosciuto, cioè porterà a testimonianza il giudice, gli avvocati. Io non sono un esperto di diritto del lavoro, però la problematica la pongo e la pongo anche a voi. Questo è tutto. Franco, io sul tema ci tengo a rispondere, perché allora io penso che questa amministrazione abbia fatto veramente tanto per sistemare la situazione del cancelliere, che sta così da, non so, 9-10 anni, penso che ha fatto 12 ore e adesso in 6 mesi l'abbiamo portata a 30 ore. Il dire, io non so questa legge dove l'ha trovata, però dire che tutto l'ufficio del giudice di pace deve essere a carico del comune, quindi dobbiamo pagare pure il giudice. Cioè, non è proprio così, Franco. Allora, l'incarico di cancelliere non viene dato dal comune, ma è dato dal ministero. Noi come comune abbiamo, la vecchia amministrazione ha assorbito, l'amministrazione della Rosa ha assorbito il dipendente in pianta organica e noi abbiamo aumentato le ore. Quindi loro hanno fatto un passo, noi l'abbiamo fatto un altro per portare avanti quello che noi condividiamo essere una cosa importantissima per il paese, che il giudice di pace per noi è economia, è cultura, è sintomo di importanza, di prestigio, quindi noi faremo di tutto per portarla avanti. Però ciò non toglie che non possiamo violare le norme in maniera, cioè non è che noi possiamo conferire una nomina che non ci appartiene, perché a questo punto potremmo anche nominare direttore dell'ASL uno che lavora all'ASL, non compete al comune. E mi meraviglia che questi argomenti, insomma, spero vengano studiati prima di sviscerarli, perché sono cose serie, perché poi andare di generare aspettative nelle persone, perché poi al cancelliere, poi giustamente magari illuso da quello che potete dirgli, viene da noi, viene a dire mi hanno detto che si può fare, non è proprio così. Allora, che poi dopo noi tenteremo con il Ministero, e già ci stiamo provando, di fargli aumentare la qualifica, ma questo deve fare il Ministero. Noi come Comune gli abbiamo dato tutto quello che potevamo dargli, come Comune. Tenteremo ancora con il Ministero di fargli riconoscere il grado che effettivamente ricopre, ma è una cosa che non spetta a noi. Questo penso che sia, non è un'opinione, è una cosa normativamente esatta. Poi se lei conosce un'altra norma dove attingere le sue informazioni, ce la sottopone e la valutiamo. Parola perché le cose dette così, insomma, poi creano problemi nei cittadini. Tutto qui. No, ma lui ha ragione, ma... Parola al consigliere Volpe, prego. Buongiorno a tutti.
Allora, la questione del cancelliere, chiamiamolo così, penso la dovreste sapere meglio di noi, perché lui da LSU stabilizzato è fatta la mobilità tra comunità montana e comune di Buccino, è stato dato in distacco o in comando presso la cancelleria del Tribunale di Salerno. Noi potevamo continuare ad andare avanti così, perché io ti ho distaccato un dipendente per 12 ore, tu ministero me lo utilizzi per 60, un problema tuo. Però abbiamo ritenuto, per una questione umana, perché comunque è una persona che lavora, che è utile al territorio, è utile per portare avanti un ufficio così delicato come il giudice di pace, in base alle risorse attualmente disponibili, gli abbiamo dato il massimo che gli potevamo dare. Per cui, ripeto, lui è in distacco, in comando presso il Ministero, come dipendente del Comune, con un contratto a 12 ore, ne è stato distaccato per 60 ore, poi il Ministero lo utilizza di più, potevamo infischiarci. Però l'abbiamo presa a cuore e l'abbiamo portata avanti, nella speranza che si raggiunga un accordo con tutti i comuni e il tutto non gravi solo su Buccino, ma sia effettivamente ripartito tra i comuni e effettivamente i comuni paghino, nulla toglie che ci potremmo sedere e vedere come fare. Però abbiamo delle normative, perché fino al livello B il comune può decidere di fare l'assunzione. Per andare oltre il livello B e andare ad un livello C per gratificare, bisogna fare un concorso interno. Non è che possiamo decidere domani mattina autonomamente gli diamo un livello C. Per cui c'è anche questo da valutare. Per cui riteniamo che per il momento abbiamo fatto ciò che in 10 anni non è stato fatto. È impegno di vedere come fare, l'ha detto anche il sindaco, con il Ministero per portare questa persona ad avere una vita dignitosa, e questo è, non c'è altro. Grazie. Mi corro l'obbligo di fare un po' di storia, perché di quello che è successo nel 2012-2013, fine 2012, inizio 2013, l'ufficio del giudice di pace per disposizione ministeriale di Buccino, per disposizione ministeriale, doveva essere chiuso perché era un ufficio periferico. Il comune di Buccino si è impegnato affinché questo non avvenisse, perché comunque era un servizio che il nostro territorio perdeva. In un primo momento chiamammo tutti i comuni della comunità montana e del comprensorio proprio per chiedere aiuto e supporto, per evitare che l'ufficio chiudesse d'amblè così, perché loro dalla sera alla mattina chiusero anche il contratto con la sede dove era prima l'ufficio del giudice di pace. Noi all'epoca non avevamo la disponibilità di tanti dipendenti, e in un primo momento è andata la dottoressa Sellitto, la mamma dell'attuale sindaco, che era in forza al comune di Buccino. Poi ovviamente ci sono stati pensionamenti e noi ci siamo guardati intorno, abbiamo chiesto agli altri comuni, c'è un'altra signora che lavora all'ufficio del giudice di pace che è stata mandata in comando dal comune di San Gregorio Magno, ma fino a quel momento effettivamente non c'era la collaborazione degli altri comuni. Il comune di Buccino ha lavorato in questi anni affinché non chiudesse l'ufficio, si è sobbarcato delle spese dalla stampante alla carta, ai servizi, luce, gas, per evitare che il servizio fosse completamente chiuso. Assodato questo, data la struttura, affrontate tutte le spese, abbiamo affrontato il problema del dipendente, chiedendo poi la mobilità, lui ha chiesto la mobilità dalla comunità montana perché era in forza alla comunità montana. Ovviamente sono step che non si possono fare dalla sera alla mattina, perché altrimenti si va contro la legge. E lui è in mobilità, è un ex LSU, non è che lo puoi stabilizzare, non è che lo puoi passare a 36 ore dalla sera alla mattina e soprattutto da una categoria all'altra senza un concorso. Assolutamente, perché lui adesso è in pianta organica e compete con gli altri dipendenti che lavorano allo stesso modo e pari merito hanno diritto anche loro ad avere un avanzamento della carriera. Adesso non può essere più trattato come una persona esterna, ma come un dipendente del comune di Buccino, e non è giusto nei confronti degli altri.
Quindi non è che dalla sera alla mattina si fanno queste operazioni. Bisogna stare attenti soprattutto per la mobilità e soprattutto perché erano nell'SU, come erano i dipendenti del comune di Buccino quando sono stati stabilizzati i dipendenti esterni. Quindi non è che il comune nei 10 anni scorsi è stato fermo, anzi abbiamo combattuto per mantenerlo aperto l'ufficio del giudice di pace. Atto dal Ministero, probabilmente ci potrebbe anche aiutare, però dovrebbe arrivare un atto di indirizzo dal Ministero in modo da avere, tra virgolette, una corsia preferenziale per avere una categoria superiore, se C o D, non so poi davvero quale fosse quella da inquadrare, però attualmente, nel senso come comune, fare un atto di passaggio di categorie significa anche verso gli altri dipendenti di fare una scorrettezza, diciamo, il comune dovrebbe bandire un concorso interno e tutti partecipare in categoria B, C per essere D1 con quelli che sono i requisiti previsti. Sicuramente attenzionato, però un altro passaggio penso che dobbiamo fare è capire se effettivamente gli altri comuni del comprensorio compartecipano alla spesa. Una cosa avere 7.000 euro di incremento, una cosa portare una categoria D1, perché penso che Rossi è anche laureato, quindi potrebbe concorrere col D1, significa portare uno stipendio quasi a 43-44.000 euro lordi, quindi significa davvero un impegno da parte del comune di Buccino. Vediamo prima se gli altri comuni compartecipano alla spesa e poi, secondo me, il secondo step è vedere di risolvere anche il problema. E spero che la questione Rossi per il momento sia un attimo messa al tranquillo in modo da farli lavorare. C'è un problema di topi dove il giudice di pace, è arrivata un'altra segnalazione, però esatto. Cercheremo di risolvere anche il problema topi. Va bene, passiamo alla votazione. Favorevoli? Ah, prego. Sì, noi in pratica ci asteniamo perché non abbiamo visto una valutazione economica delle spese dettagliate. C'è scritto ipotetici maggiori costi, cioè non c'è uno schema dettagliato, per cui va bene l'assestamento dei capitoli di bilancio, va bene tutto perché sono atti dovuti, però abbiamo questa, diciamo, non c'è questa valutazione dettagliata, per cui ci asteniamo. Diciamo 5 e 6, sui punti 5 e 6 in particolare. In due tranche, a settembre 42 e 42, un altro penso, dove sta, non lo vedo più. Allora, uno a settembre e un altro il 25-11, che è il fondo degli enti locali per garantire la continuità dei servizi, diciamo un fondo ad hoc che serve per l'incremento dell'energia elettrica e per l'incremento del gas metano. È un fondo ad hoc stabilito dagli enti locali. Questo. Mentre sul punto 6, ipotetici maggiori costi. Questo per quanto riguarda i maggiori costi derivanti dalla gestione dei rifiuti, per quanto riguarda tutto l'aspetto della gestione dei rifiuti, no? Non più nel dettaglio, nel senso vediamo con gli uffici tecnici, però penso che è stato più volte valutato questo aspetto. Per quanto riguarda quelli del cimitero, più 6.000 euro, diciamo, la nostra intenzione è quello di sistemare assolutamente, diciamo, la struttura all'ingresso del cimitero, quando ci piove dentro, e c'è una situazione per quanto riguarda l'ossario che sta in una situazione davvero dell'indecenza umana, diciamo, non mi fermo sì, qua, sì. Speriamo solo quanto prima di poter risolvere giù, diciamo, nel piano seminterrato giù, davvero. Davvero c'è una priorità. E sì, spero solo che, per il dettaglio dei costi, solo no, per questo. Nel senso di la prossima volta cerchiamo di essere più analitici. Allora il nostro voto non è un voto favorevole, ma per una serie di situazioni. Prima uno dei problemi l'ha enunciato l'assessore Grippa.
I 6.000 euro per quanto riguarda il cimitero sono assolutamente insufficienti, perché non è solo il piano sottointerrato, ma anche il primo piano, insomma, quello versa in condizioni proprio di indigenza assoluta. Secondo me dovremmo fare uno sforzo notevole per dargli almeno una dignità diversa. Io penso che il problema del cimitero coinvolga tutti, ed è un problema molto sentito dalla cittadinanza. È stato affrontato in campagna elettorale da tutte le forze politiche. E allora noi con 6.000 euro effettivamente non facciamo niente, però abbiamo la possibilità di attingere dei fondi con il Ministero dell'Interno, cosa che ha fatto negli anni passati il Comune di Sassano, e ha messo in sicurezza, dandogli una dignità diversa, il Comune di Sassano, investendo quasi 1 milione di euro. Io penso che non siamo da meno del Comune del Sassano, ci dobbiamo impegnare per far sì che questi fondi vengano attraverso i progetti, perché un altro punto di cui noi non siamo proprio soddisfatti di questo andamento di questa amministrazione sono i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Cari amici, io vedo che voi mancate nella progettazione. Non è vero che il sindaco ha detto qualche sera fa, dice, io non ho perso nessun finanziamento perché non ci sono stati bandi a cui io non ho partecipato. C'è stato il bando per quanto riguarda le reti idriche, le reti fognarie, che addirittura era scaduto il mese di settembre, ha avuto una proroga anche fino al 31 ottobre. E noi sappiamo la situazione della rete idrica comunale. Io vedo continuamente interventi sulla rete dell'acquedotto comunale. E non parliamo delle cifre e delle determine che vengono fatte. Che scandaloso! Io vedo poi l'albo pretorio di altri comuni, ma gli altri comuni non vedo se spese eccessive come a noi. Ogni determine non va mai meno di 3.000 euro, 7.000 euro, 6.000 euro, insomma, diventa un costo eccessivo per il nostro bilancio. Quindi bisogna metterci mano. E quale occasione migliore con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza? E quindi io vi dico di stare molto attenti alla progettazione. Ma nel momento in cui io vedo che noi siamo carenti dal punto di vista del personale, dell'ufficio tecnico, abbiamo fatto un bando, abbiamo preso 2 unità, una mi sa che ha rifiutato piegare il Gennarino, quindi poi è stato preso l'architetto Giulia Izzo, l'altro mi sembra, non so se ancora lavora, l'ingegnere di Morra De Santis, però ho visto una delibera, che il nostro responsabile dell'ufficio tecnico si dà il nulla osta per andare in un altro comune, che è Savoia di Lucano. Mi è sembrata una contraddizione, perché noi in questo periodo in cui dobbiamo fare i progetti, noi dobbiamo rafforzare l'ufficio tecnico. E se noi proprio il nostro responsabile, per l'amor di Dio, è per noi un onore che altri comuni si dotano di personale del nostro comune, motivo di orgoglio, però nello stesso tempo noi dobbiamo cercare di lavorare bene su questi fondi, perché fra qualche anno non li vedremo più. Questo io voglio porre alla vostra attenzione. Perché le cose o si fanno adesso o non si faranno mai più. Noi abbiamo il problema della depurazione delle acque in 2 grosse contrate, che sono Tufarini e Teglia. Quale migliore occasione con questo bando, che è scaduto il 31 ottobre, partecipare e fare un progetto per il collettore fognario di Tufarini e a Teglia. A Teglia addirittura poteva essere fatto insieme agli altri comuni. Così come noi ci dobbiamo stare attenti a quello che succede nella nostra comunità. Oggi si discute dell'ospedale unico del Sele. Altri sindaci, non so se il nostro sindaco sta partecipando a questi incontri, su dove localizzare questo ospedale. Si parla sulla statale tra Empoli e Battipaglia. Io dico che ci dobbiamo far sentire insieme agli altri sindaci dell'Alto Sele e Tanagro anche la nostra voce, che secondo me, siccome al momento hanno bloccato i finanziamenti avuti dall'ospedale di Battipaglia e dall'ospedale di Ebro, proprio in virtù della realizzazione di questo nuovo ospedale, che noi dobbiamo localizzare questo ospedale quanto più possibile vicino a noi. Io vedrei bene l'uscita di campagna, dove è l'area PIP, saremmo molto più vicino al nostro territorio. Allora noi
nelle sedi opportune dobbiamo far sentire la nostra voce, la voce di questo Consiglio Comunale unito, teso al benessere della nostra comunità. Così come oggi mi sarei aspettato, come fanno gli altri comuni. Noi nel nostro bilancio mettiamo l'alienazione dei beni immobili. Io in questo bilancio di previsione li ho visti, non so da quanti anni, quasi 500.000 euro, la vendita di immobili, a via Quintino di Vona, a via Ecce. Poi alla fine non ne riusciamo mai a vendere uno. Io ho parlato con qualche sindaco, ho detto no, io faccio un'asta pubblica a fine anno. Chi offre di più, a quello lo vendo. Noi invece no, non facciamo niente. Cioè questo patrimonio grava poi sulle nostre spese. Cerchiamo di impegnarci di più, perché riusciamo con quei fondi che recuperiamo a dare altri servizi ai cittadini. Perché io ho visto che voi avete fatto un bando per quanto riguarda manifestazione di interesse per istituire un asilo nido. Però, amici miei, io ho visto che avete impegnato 15.000 euro. Io non so come farete, a parte che vedo dei problemi tecnici, perché ho visto una determina del nostro responsabile approvazione variante inerente al lavoro di recupero e riqualificazione dell'edificio ex scuola elementare Casale per destinazione a centro servizi turistico-culturali a supporto del PIT Antica Volcegna, progetto di completamento. Se noi abbiamo questo centro polifunzionale, per capirci, che lo ha una destinazione ben precisa, noi lo possiamo destinare a tutt'altro? Ci sono dei vincoli? O rischiamo che questo contributo concesso si poi dobbiamo ritornarlo indietro? È un dubbio. È un dubbio che mi pongo, ma penso che non lo potremmo destinare, così come i costi. Io ho visto la delibera del piano di zona di Palomonte, il costo di gestione di 4 microsili nido. Beh, hanno fatto una gara d'appalto anche a ribasso, è costato 221.000 euro, cioè diviso per 4 microniti, vi è una media di costo di 55.000 euro, rispetto a 15. Me lo auguro, perché comunque è un servizio che il nostro comune deve assicurare ai propri bambini. Sono d'accordo. Però se ce la farete, veramente farete miracoli. Non vorrei che poi a compartecipare alla spesa siano i bambini. Così come il nostro sito, ben venga il sito purtroppo, però mettetelo a punto e fate sì che funzioni effettivamente. E oggi se vado a cliccare, dice passi, pace che non esiste, errore 404, c'è parecchia gente, dice ma io non riesco a collegare, ma no, insisti che poi esce sotto. Capisci? Allora sono cose che sembrano, però, così come ho visto sul sito, collaboratori esterni, ma ben vengano i collaboratori esterni, chiunque vuole partecipare all'attività amministrativa, io ne sono felice. Che questa è la casa dei cittadini, chiunque voglia partecipare al bene, però ci stanno delle regole che vanno rispettate. A noi non è stato comunicato niente in qualità di capogruppo, almeno a me personalmente, poi non so se alla collega Anna Maria Del Corpo è stato notificato qualcosa. Altri comuni istituiscono l'ufficio staff del sindaco, però fanno una delibera di giunta, la comunicano ai capigruppo. Segretario, io è la prima volta che lo vedo in un comune, che non viene comunicato. Che... E i collaboratori, il nostro statuto, segretario, nel nostro statuto e nel regolamento di consiglio comunale queste figure non sono previste. Ma queste sono semplicemente dei microfoni. Allora, queste sono semplicemente delle figure di supporto, come un tempo si chiamava il cosiddetto consigliere politico, che non ha più questo nome, però da non confondere con lo staff, perché lo staff sindaco è l'articolo 90 ed è tutta un'altra procedura, chiaramente, che assolutamente non può essere questa. Ho visto che c'è stato un decreto del sindaco,
ma non l'ho visto il decreto. Ci sono stati pubblicati comunque, tutti. Noi non no, non so se sempre per la problematica del sito, ma sono stati pubblicati, chiaramente. Io sul sito del comune non ho trovato niente. Non vorrei che nel passaggio è stato. Noi possiamo anche ripubblicarli tranquillamente. L'albo pretorio sì. Non c'è niente. No, è molto probabilmente nel passaggio, perché man mano che sono stati fatti sono stati messi, però molto probabilmente se lei mi evidenzia questo accolgo la sua... Perché parecchi dicono, ma queste nomine sono illegittime, io non lo so, io faccio il biologo, sono semplicemente dei chiaramente non dobbiamo entrare, ribadisco, perciò lo ribadisco nel discorso dello staff sindaco, perché quello è un discorso diverso che viene fatto con una selezione pubblica, che ha determinati requisiti, che non può essere assolutamente a titolo gratuito come previsto dalla Corte dei Conti, però entriamo in un discorso che esula da quello che ha messo in atto il sindaco. Voglio avere la certezza che questi collaboratori siano legittimati a svolgere il proprio ruolo. Questo chiedo al sindaco e all'amministrazione. Secondo me va bene. Ci stanno dei punti. E un attimo, se ha concluso, prego. Un attimo, è chiuso, giusto due sì. Minuti. Presidente, quasi no, perché c'era un altro consigliere che voleva... Ci sono tantissimi punti all'ordine del giorno. Questo, io so che questa amministrazione non ama troppo le occasioni di confronto nelle sedi istituzionali, però è bene che noi in questa aula misceliamo tutte le problematiche, se non lo, non lo facciamo a titolo personale, noi siamo anche i portavoce. E quindi voglio dire che il problema che ho visto e che esiste è lo spazzamento delle strade, che è abbastanza deficitario. Io qualche giorno fa ho visto un nostro dipendente ammirevole spazzava le vie del centro storico mettendo i rifiuti in una macchina comunale di uso comune. Per l'amor di Dio, lui va solo elogiato per l'attività che ha svolto, però da quello che so io questo è un servizio che deve svolgere la società, lo spazzamento delle strade. Io vedo il corso che il nostro fiore all'occhiello come il centro storico. Ci stanno i siti archeologici, come pure proprio il corso, molte volte pieno di foglie. La mattina che hanno fatto la manifestazione La Rosa, c'era piazza 25 aprile, pieno di foglie, ma succede spesso. Quindi noi dobbiamo agire anche in quel senso con la ditta. Io vedo a San Gregorio che addirittura c'è una macchina che lava le strade e raccoglie pure le foglie. Negli spazi larghi non vedo perché sta stessa ditta che qualche anno fa svolgeva il servizio al comune di San Gregorio non lo possa fare anche nel nostro comune. Anche nella precedente amministrazione ho sollevato questo problema. Il paese è sporco e quindi noi ci dobbiamo attivare. Lo spazzamento non lo possono fare i dipendenti nostri perché sono già obbligati, tengono talmente tanto di quelle problematiche e tanto lavoro che effettivamente noi possiamo adibire a servizi che devono fare altri, che ben retribuiamo. E quindi questo volevo solo portare, così come bene che abbiamo istituito i servizi di protezione civile, però anche lì bisogna stare attenti. Per esempio io ho visto che nella domanda di ammissione loro debbono dotarsi della divisa. La divisa. Allora io ho visto che alcune, vedendo le foto, alcune divise sono sponsorizzate da ditta. Ben venga che sponsorizzano, però devono fornire loro. Ma rendiamolo pubblico. Cioè, io non ho visto un regolamento dei volontari della protezione civile. Così come penso, non lo so se è stato fatto, debba essere la nostra protezione civile deve essere iscritta nell'elenco del volontariato della regione Campania. Non so se è stata ancora fatta. Capito? Così come parlare. Deve essere nominato un coordinatore. Posso? Va bene. Sì. Allora, la nostra protezione civile è iscritta regolarmente nel gruppo della Regione Campania. È allora, buongiorno. La nostra protezione civile è iscritta regolarmente nel gruppo di protezione civile Regione Campania dal 19 di dicembre di quest'anno. Quindi siamo tutti gli effetti iscritti. Per quanto riguarda la divisa se la sono comprate loro. Per evitare spese ancora ai ragazzi, ai volontari, è stato fatto, diciamo,
le scritte sono state offerte dalla ok, per evitare di far no, sì. Però per evitare di è stato fatto, l'ICEP ha offerto la polo, diciamo ha offerto la polo. Sì, sì. No, su questo non ci sono. Ok. Va bene, passo. È stato fatto. C'è un coordinatore, vice coordinatore, segretario, tesoriero, responsabile. No, c'è. No, è stato fatto, sì. Lo prevede la legge. Sì, ma per favore l'ultimo problema è il problema della sterilizzazione dei cani randaggi ed è un ottimo servizio perché questo ci fa sì che noi gli portiamo a canile quanto meno è possibile queste povere bestie. Però un problema c'è, perché alcune persone dicono che questi poi vengono rimessi sul territorio comunale. E allora parecchi dicono che ci stanno dei cani pericolosi. Io so che la normativa dice che nel momento in cui viene sterilizzato un cane e viene microchippato, e se non è un cane randaggio, so che viene fatto a nome del sindaco. No, io dico che ci dobbiamo dotare nel momento in cui li rimettiamo sul territorio comunale di un attestato dell'ASL che ci dice che il cane non è pericoloso per la comunità. Perché? Altrimenti sindaco non rischio io, rischio perché là c'è scritto proprietario il sindaco. Visto e considerato, mi ha detto ma come si fa? Perché io cerco anche di dove non sono competente, ma come si fa? No, dice si può fare. Però ci vuole un attestato dell'ASL, cose che il comune di Buccino in questo momento non lo sta facendo. Va bene. Grazie, scusatemi. Anche per... Grazie dell'intervento, passo la parola a Volpe. Allora, purtroppo mi devo rammaricare. Uno, convoco un consiglio comunale, ci sono degli argomenti e si approfitta sempre più per fare la propria campagna elettorale. Volendo rispondere all'intervento di Fernicola dovremmo prendere l'ABC della normativa che riguarda gli enti locali, l'ABC della normativa che riguarda gli appalti e l'ABC di quello che prevede il codice civile, penale e quant'altro. Allora, consigliere Fernicola, mi perdoni, lei ha fatto un ottimo intervento, un intervento populista che però per il 90% delle cose che lei ha detto, e penso lo sappia, va a cozzare con le normative che regolano gli enti locali. Penso se ne sia accorto. Per cui, se veramente vogliamo bene a questo comune, il populismo mettiamolo da parte, perché e facciamo delle proposte serie. Lei, partiamo dalla questione della spazzatura. Lei ha detto perché non può essere un'altra ditta a fare quello che fa la ditta attuale, ma lei era lei consigliere comunale quando questo comune ha fatto un bando di gara e a questo bando di gara ha partecipato una sola ditta che ha preso il servizio. Era lei consigliere comunale quando è stato sottoscritto il contratto con questa ditta e dovrebbe sapere bene all'interno di questo contratto quante volte questa ditta è obbligata a spazzare le strade. Poi, se ha un rimedio per fermare il vento e per fermare la caduta delle foglie, ce lo dica, di noi che lo mettiamo in atto. Come pure la questione cimiteriale, che lei in modo populistico ha toccato. Noi abbiamo preso un impegno con i cittadini e piano piano lo porteremo avanti. E la buona volontà si vede già sul fatto che da anni che quella struttura è fatiscente e ci piove, noi quest'anno siamo riusciti a trovare dei soldi per iniziare a fare dei lavori, per cui lei dovrebbe sapere quale tesoriere dell'opposizione
come sono i bilanci del Comune di Bucine e quali risorse ci sono, per poi fare un apprezzamento sui sacrifici che vengono fatti per trovare risorse e per risolvere i problemi che ci stanno a Bucine. Per cui non mi voglio più dilungare, se non ce ne sarebbe ancora da parlare. Oggi avevamo portato delle variazioni di bilancio. Il Presidente continua a non far applicare il regolamento e fa anche bene, così poi ognuno si sfoga, negli sfoghi forse vengono fuori delle cose positive. Per cui, Presidente, io eravamo alla votazione e abbiamo riaperto di nuovo un comizio che ha toccato una protezione civile che prima non c'era e con grossi sacrifici e senza soldi, perché non ce ne stanno, sta dando il meglio di sé con le poche strutture che abbiamo. C'era un progetto che prevedeva il finanziamento, l'abbiamo preso per i capelli, speriamo che arrivano, che possiamo dare un'ulteriore dotazione a questi ragazzi, un ulteriore incoraggiamento a questi ragazzi. E poi è per legge che il capo della protezione civile all'interno di un comune, il sindaco, non deve nominare nessuno, lo prevede la legge questo qua. Può dare un delegato, ma in capo alla protezione civile all'interno del comune c'è il sindaco, per cui bisogna chiamare il sindaco, e lui è il capo della protezione civile. Che poi c'è il responsabile, c'è il delegato, ma il capo della protezione civile e il sindaco prevede la legge, ne comprendiamo noi. Questo penso lo dovrebbe sapere. Per quanto riguarda la questione dell'ospedale che lei ha detto, questa questione dell'ospedale che lei ha detto non è una cosa di ieri. Sono 10 anni che si sta discutendo sulla questione ospedale di comunità e dovrebbe sapere bene. Sì, sono 10. No, sull'ospedale del Seglio. E sapete bene che c'è tutta la frangia dei sindaci, da Campagna a scendere, che hanno detto che deve essere Campagna il luogo preposto. Poi c'è Eboli, Battipaglia e gli altri sindaci che lo vogliono portare vicino a loro. Ma è una diatriba che, perlomeno la conosco io, sono minimo 10 anni che è sul tavolo della discussione, non è che è di ieri. Per cui non possiamo portare una cosa di 10 anni fa che è iniziata a dire no, è una cosa che voi siete assenti, noi non siamo assenti, noi siamo corpo comune, unito insieme agli altri sindaci, per dire se ci deve essere un solo ospedale per fare una cosa grande e buona per il territorio, deve essere al centro del territorio. Il territorio di competenza, il centro dove è Campagna, e che venga a Campagna. Ma questa è una cosa, ormai ci stanno carte scritte, articoli di giornale, che è da anni che se ne parla questa cosa qua. Per cui cerchiamo di stare all'interno degli ordini del giorno. Portiamo delle proposte serie su cui lavorare, perché poi nel fare la critica si sbaglia anche a parlare, si dicono cose che non sono vere, come sulla questione dei cani. L'ASL è l'ASL che fa la sterilizzazione, non è che siamo noi che facciamo la sterilizzazione, per cui una volta che ha fatto la sterilizzazione ritiene che il cane può stare in mezzo alla strada, può stare in mezzo alla strada, che poi nel corso del tempo diventa pericoloso, bisogna vedere e trovare l'accorgimento. Ogni segnalazione che è arrivata a Mariangela ha posto in una serie di iniziative per cercare di tutelare le persone, gli animali e tutto quanto il resto vicino. Non è che siamo mai sottratti a questa cosa qua. Per cui penso lo dovrebbe sapere questo. Io concludo così e invito il Presidente ad andare avanti sull'ordine del giorno, di modo che cerchiamo poi di fare anche il secondo punto all'ordine del giorno. Allora facciamo l'ultimo intervento del Sindaco e poi passiamo alla votazione. Dovrei richiudere il microfono. Allora, io, Franco, veramente, io quello che mi chiedo, infatti sono curioso di vedere questo libro delle leggi di Franco, io sarei curioso di vedere queste, quali sono i consulenti, insomma, che esprimono queste normative, perché può essere pure che noi abbiamo dei limiti che non ci portano a comprendere, e quindi magari se veramente ce le potete comunicare queste cose, fatecelo capire, perché forse il fatto che l'amministrazione uscente non sollevi certi problemi, sai cosa fa capire? Che avendo loro amministrato sanno quello che è vero e quello che è propaganda politica. Voi fate propaganda, una continuazione. Cioè noi stiamo dicendo le norme, stiamo cercando di applicarle e chi le conosce meglio di voi e meglio di noi fino a poco tempo fa e sicuramente ancora, perché abbiamo ancora tanto da imparare, certi problemi che li ha affrontati li conosce. Voi probabilmente, anzi sicuramente, non avendoli mai affrontati, non li conoscete. E quindi parlate per sentito dire, non è come dite voi, il 99%, Antonio è stato ottimista nel dire 90%, ma il 99% delle cose dette non corrispondono alle norme esistenti in Italia, quindi io non so dove attingete queste notizie. Per quanto riguarda la questione dei fondi PNRR,
vi risponderà Nadia, Antonella, insomma, chi riterrà opportuno, perché sono materie che seguono loro, ma io sono sicuro che loro, meglio di me e di voi, con tutto il rispetto, sanno a quali bandi partecipare, come partecipare e se è il caso di partecipare. Se qualcosa non è stata fatta, non è stata fatta volutamente, se non è stata fatta. Altre cose sono state fatte, quelle che andavano fatte, perché hanno una competenza che è mille volte maggiore alla tua e alla mia. Altro discorso che quando riguarda la questione dei meri beni immobili da vendere, ma se noi su questi beni immobili stiamo attivando delle procedure volte a finanziarli e a migliorarli, perché dovremmo venderli? Quindi voglio dire, sono discorsi, sono beni che fanno parte del patrimonio e che quindi possono anche essere migliorati e valorizzati, non è che per forza devono essere venduti. La questione asilo nido. Io veramente, non, su alcuni temi, io penso che qualunque cittadino, che sia l'opposizione, che dovrebbe solo apprezzare che un'amministrazione con fondi propri, noi per l'asilo nido non abbiamo speso un euro per migliorare quella struttura, perché erano fondi già ottenuti dalla precedente amministrazione per realizzare dei lavori presso quella struttura, che noi abbiamo fatto delle economie, abbiamo fatto delle valutazioni all'interno di quella struttura e abbiamo ritenuto che magari realizzare un asilo nido anziché spendere 40.000 euro di tende forse era più importante fare l'asilo nido, e abbiamo ritenuto di fare dei lavori di adeguamento, cambiare i bagni, i sanitari, mettere delle cucine, fare dei lavori, stando lì dalla mattina alla sera tutti noi a controllare come lavoravano, a fare un'area intorno, abbiamo, credo, mi permetto di dire, fatto un bel lavoro, perché vogliamo portare a Buccino l'asilo nido. Se questa cosa vi disturba, io non lo comprendo il motivo. Il fatto dei 15.000 euro che di cui lei parla, io perciò dico che uno dovrebbe documentarsi prima di parlare. Questi 15.000 euro sono fondi che vengono trasmessi a tutti i comuni ogni anno e vanno impegnati. Impegnati non vuol dire spesi, impegnati vuol dire che va fatto un impegno di spesa in cui quella somma viene destinata ad un'attività che può essere già realizzata o da realizzarsi. In questo caso questa somma di 15.300 euro, se non sbaglio, è stata 15.346, è stata destinata all'attività per l'infanzia da realizzarsi. Se non sbaglio stamattina scadeva il termine per la presentazione delle offerte per l'asilo nido, vedremo, fino alle 14 si può presentare, dopodiché gli uffici preposti analizzeranno le offerte e se andrà tutto bene da domani verrà affidato il servizio di asilo nido. Che vi piaccia o meno, io quindi perciò penso che su alcuni argomenti, secondo me, l'opposizione o i cittadini dovrebbero solo cercare di collaborare, di essere contenti. Io non sto capendo certe polemiche. Sul fatto dei collaboratori esterni, che ogni tanto pare che le notizie voi le apprendete su Facebook e poi le riportate in consiglio, o viceversa, ma non so da chi la passa a chi queste importanti notizie. A parte che voi potete accedere quando volete all'ufficio protocollo, andate lì e chiedete ma per caso è stato protocollato un decreto di nomina di un consulente, non c'è bisogno di porsi queste domande come se stessimo parlando di chissà che cosa. Sono stati nominati con decreto sindacale, è un mio diritto, l'ho concordato con la segretaria, con gli uffici, non c'è nulla di strano. Ho dato delle nomine a persone che sono collaboratori ma non che fanno parte dello staff del sindaco, quelli andrebbero pagati, come lei diceva la segretaria, sono persone che collaborano con l'amministrazione e ci danno una mano nelle attività che noi espletiamo. Lo fanno gratuitamente, non credo diano fastidio a qualcuno. Questa è una cosa che dà fastidio, forse dà fastidio perché magari in passato si lavorava in 3 o 4 e oggi lavoriamo in 15 e dovete essere contenti che lavoriamo in tanti, perché vuol dire che abbiamo una squadra più, sicuramente commetterà più errori, ma lavora di più. E anche questo è un argomento su cui io non capisco qual è l'argomento di polemica. Quindi veramente, io volevo dire una cosa dopo, ma la dico adesso. Io sto vedendo che tante persone che si sono anche candidate nelle scorse elezioni, che sono state parte contraria a noi, oggi stanno avendo un atteggiamento propositivo, non nei nostri confronti, nei confronti del Comune. Stanno collaborando, stanno partecipando alle attività, stanno partecipando a quello che realizziamo, alla protezione civile, all'organizzazione di un coro, di qualsiasi cosa. Quindi questo fa capire che il problema non siamo noi, cioè noi siamo aperti. Il problema forse, Franco, siete voi che non riuscite a scrollarvi questo rancore forse che portate dalla campagna elettorale e cercare di vivere il paese da cittadini, quali siamo prima che amministratori, mo' di opposizione o di maggioranza che sia. Ma approfittiamo pure di questo clima natalizio che c'è intorno, usciamo da queste cose.
smettiamola di fare una campagna elettorale costante, perché poi alla fine queste cose dette da voi in maniera molto superficiale, priva di basi, non fa altro che anche magari aizzare i cittadini e creare ancora di più quel clima magari che ci sta di odio nel paese, perché i cittadini vengono illusi che alcune cose non vengono fatte perché noi non le vogliamo fare, perché siamo cattivi, perché non vogliamo aiutare le persone, ma non è così. Quindi cercate di essere seri e soprattutto di parlare con cognizione di causa. Il fatto dello spazzamento, di cui prima parlava Antonio e che Mariangela conosce meglio di me, prima di parlare dello spazzamento, ma un consiglio di minoranza, ma si può prendere il contratto e se lo legge? Penso che sarebbe il caso. Non dico lei perché non fa l'avvocato, insomma, ma lo faccia leggere a qualcuno. Dice, guarda, ma questo contratto che cosa prevede? Leggetelo e poi vi rendete conto se è colpa nostra o magari di chi l'ha fatto sottoscrivere. Non l'abbiamo fatto noi quel contratto. E purtroppo è un contratto che ha una scadenza, che non è che domani mattina vai là, tolgo a te e metto un'altra società. Non si può fare così, perché poi ci sono delle penali, ci sono delle conseguenze. Quindi per favore, cerchiamo di uscire dalla campagna elettorale, cerchiamo di amministrare questo paese, non di fare politica. Ho concluso. Io sono stato chiamato in causa, devo dare le mie... Allora, uno, sindaco, noi quando ci documentiamo, lei lo sa bene perché è stato un nostro consulente, non è che la mattina ci svegliamo, qua c'è Lucia Risi che ne sta testimone, noi quando affrontavamo le problematiche ci siamo avvalsi sempre delle più grosse professionalità, per l'amor di Dio, lei è stato uno dei nostri collaboratori, fino a, si può dire, agli ultimi giorni. Però delle cose io le devo dire, io non sono venuto qua stamattina a aizzare il popolo, a fare populismo. Io vi dico che non da 10 anni, in questi giorni si stabilisce dove verrà posizionato il nuovo ospedale del Sena, perché ciò significa che verrà chiuso l'ospedale di Oliveto Citra, di Empoli e di Battipaglia. E io sinceramente dico ben venga, facciamo una struttura di alto livello regionale, dotato di personale qualificato e di attrezzature all'avanguardia. Però vediamo se possiamo avvicinarlo quanto più è possibile al nostro territorio. Lo sta dicendo la stampa. Stanno discutendo il comune di Empoli e Battipaglia, in questi giorni si deciderà, sapendo che l'ospedale del San Leonardo verrà collocato dove era l'ex centrale del latte e consorzio agrario. Allora, visto che, bene o male, Battipaglia è un tiro di schioppo da Ponte Cagnano, se quest'altro ospedale che si deve realizzare, che si decide in questi giorni, se voi avete fatto degli incontri con i sindaci, potete invitare anche la minoranza. E così io non dico fantoccio, ma a me non mi risulta, perché io mi sento con gli altri sindaci. No, ci si parla proprio. Se non è vero, ditemelo voi. Ti farò un ultimo verbale. Per questo io pongo questo problema. Nel momento in cui lei mi dice che voi i beni che avete posto nel bilancio di previsione, che volete vendere, ma già dalla vecchia amministrazione, voi li volete recuperare, ben venga, sono d'accordo, però... Voglio che nel bilancio di previsione non ci si dica che questi soldi verranno poi reinvestiti per dare dei nuovi servizi ai cittadini, perché sono dei mobili di cui il comune non ne ha avuto bisogno. È l'amministrazione che li ha messi nel bilancio di previsione, non la minoranza. E altri comuni, e ne cito uno, il comune di Sala Consilina, nome e cognome, per dire che io un documento. Il sindaco Cavallone in questi giorni fa il bando per 20 gli immobili di cui ritiene non ne ha più bisogno. Le somme incamerate le reinvestisce. Non è costruttivo mettervi la puccia all'orecchio. Infatti, mica io ho detto che i cani non vanno sterilizzati. Ho apprezzato. Però vi ho detto che un responsabile dell'ASL mi ha detto che hanno trovato qualche cane morto, microchippato, proprietario sindaco. Qualche persona mi ha detto che ci stanno dei cani pericolosi. Gli ho detto, ma tutti possono essere rimessi. Ho chiesto, io chiedo. No, ho detto, ci vuole un certificato. Noi li rimettiamo a quelli che sono tranquilli, quelli che non creano problemi. Invece sembra che una volta sterilizzati tutti vengono rimessi. Questo costituisce un problema se c'è qualche cane che ha dei problemi. Ma per l'amor di Dio, io lo apprezzo il servizio. Ho sempre detto in questo consenso che era giusto adottare la linea della sterilizzazione. Sono d'accordo, come sono d'accordo, mi sono sempre battuto per la costituzione della protezione civile,
Mio cognato è stato uno dei, insomma, Caselli in vita, il vicepresidente, ne ho parlato in questo consiglio. Per l'amor di Dio, però se i ragazzi possono risparmiare i 50 euro, allora ci stanno altre strade. Io quando ero vicepresidente della Banca di Credito Cooperativo di Bucci, le divise ai volontari della Croce Rossa le ho sempre comprate con la banca. E perché non posso interessare, se coinvolgete anche me, aziende dell'area industriale o le banche di riferimento del territorio che possono acquistare queste divise? Ma è populismo questo? O è essere costruttivi, partecipare a una politica diversa del territorio? Ma è chiaro che io mi pongo un problema. Questi collaboratori dove escono? Ma se mi viene notificato il decreto del sindaco, io dico a quello che me lo chiedono, c'è un decreto del sindaco, la legge lo permette. Ma se non lo troviamo all'albo pretorio, non lo troviamo sul sito web del comune, ma è giusto, non è giusto che lo chieda al sindaco, al segretario comunale, a voi, a chi lo devo chiedere? Quindi se noi vogliamo realizzare un clima diverso, voi dovete coinvolgere l'altro 75%. Però, la persona che gli chiede di suoi collaboratori, perché non lo invita a essere collaboratore? Invito ad essere collaboratore, anziché a dire che si è andato alla se voi me lo dite, io sono pronto e disponibile. Qua vedo due valenti mie collaboratrici che sicuramente avreste. Se voi siete aperti. Allora, comunque stiamo andando proprio fuori da ogni previsione. No, va bene così. Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Votiamo per l'immediata eseguibilità. Stessa votazione? Ok. Terzo punto all'ordine del giorno. Revisione periodica delle partecipate pubbliche. Ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2021. Azioni. Passo la parola all'assessore Grippo. Se anche questo punto, diciamo, un atto obbligo, nel senso attualmente il Comune di Buccino ha tre partecipate attive che sono ASIS, ASMEL e ASMENET, mentre sono in dismissione Sviluppo Seletanagro che è in liquidazione e Galtanagro Scarno in liquidazione, mentre per quanto riguarda Volce Servizi è cessata, è in liquidazione, ma la cessazione è avvenuta il 31 marzo 2022, quindi non c'è più. Per quanto riguarda, nel senso, ci sono delle quote di compartecipazione da parte del Comune nelle tre società attive, per quanto riguarda quelle liquidazioni, con l'ufficio ragioneria abbiamo più volte, diciamo, sollecitato la cancellazione al registro delle imprese. Non vedo, nel senso, motivi ostativi per quanto riguarda il Comune di Buccino, a meno che vogliamo andare più nel dettaglio dei bilanci delle singole partecipate, però penso che è un lavoro che non sta a questo consiglio in merito. Diciamo, ogni singolo istituto, c'è un collegio sindacale, c'è un CDA, quindi dobbiamo prendere atto che effettivamente della votazione adempiere agli obblighi di legge. Poi per quanto riguarda i bilanci, erano allegati nella documentazione, sono pubblici, sono bilanci pubblici, quindi non vedo motivi ostativi alla votazione per quanto riguarda a noi. Sottopongo quindi alla votazione questo punto all'ordine del giorno. Non ci sono interventi, allora passiamo alla votazione. Favorevoli? Tutti favorevoli all'unanimità. Stessa votazione, penso, anche per l'immediata eseguibilità. Ok, allora approvata. Terzo punto, quarto punto. Maria, vuoi? Quarto punto all'ordine del giorno, comunicazioni del sindaco. Passo la parola al sindaco. No, io volevo solo rivolgere a tutti i migliori auguri di buone festività natalizie. E... No, vai, chiedo scusa. Ah. E allora fate un attimo finire per la festività. No, mi fanno finire quelli auguri. Non so,
solo perché può essere auguri. Pure che all'interrogazione magari posso rispondere dopo, parla prima e poi... Ok. Segretario, mi scusi, ma per le interrogazioni al Consiglio, per poter poi dare la risposta, non vanno indirizzate al protocollo, smistate i consiglieri e poi ci si discute? Ma l'interrogazione si può dare sia la risposta immediata, dipende. E la non risposta. Al prossimo Consiglio viene data la risposta. È a discrezione nostra. È a discrezione. Allora l'interrogazione... indirizzata al sindaco di Buccino, all'assessore alla contabilità e bilancio, al responsabile dell'area economica finanziaria. L'oggetto riguarda il prelievo dal fondo di riserva ordinario, articolo 176. Consigliere, chiedo scusa, poi me la consegna, è inutile che verbalizzo la metto. Sì, okay. Sì, te la consegno. Decreto legislativo numero 267/2000. Interrogazione ai sensi dell'articolo 20 del regolamento del Consiglio Comunale. Con deliberazione numero 185 del 7 dicembre 2022, la Giunta decide di procedere al prelievo di una parte della somma destinata al fondo di riserva ordinario, ex articolo 176 del decreto legislativo 267/2000 del TUEL. Preliminarmente è opportuno chiarire, in ragione della normativa richiamata nella deliberazione stessa, le norme del TUEL e del regolamento contabilità comunali, quali sono i presupposti per l'utilizzo di tale fondo. Il fondo di riserve viene utilizzato per 1. Spese che, pur astrattamente prevedibili, non sono concretamente quantificabili e qualificabili. 2. Nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio. 3. Nei casi in cui gli interventi di spesa contabile si rilevano insufficienti. Ciò precisato, nel bilancio di previsione 2002/2024, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 36/2022, l'importo destinato al fondo di riserva è pari a 62.000 euro. La Giunta ha deciso di utilizzare 41.039,21. Precisamente, 15.958,99 euro per un procedimento monitorio, un decreto ingiuntivo. 25.080,22 euro per oneri di estinzione, mutuo, cassa, depositi e prestiti, precisamente 12.347,09 per capitale e 12.733,13 per interessi. La giustificazione è che le somme per il mutuo di cassa, depositi e prestiti non sono state prese in considerazione nel previsionale. Si legge testualmente: erroneamente non previsti in elaborazione del bilancio di previsione anno 2022. Questa mera operazione contabile, così definita nella deliberazione, è del tutto illegittima in quanto non sono stati rispettati i presupposti di legge per l'utilizzo del fondo. Infine, venendo al regolamento di contabilità comunale, si legge che il fondo di riserva può essere utilizzato entro il 31 dicembre, come è avvenuto, sulla base di una relazione del responsabile del servizio finanziario da allegare. Alla delibera non c'è allegata alcuna relazione. Quindi, in altre parole, non solo non ci sono i presupposti, ma formalmente manca anche la relazione che doveva essere allegata alla deliberazione, come previsto dal nostro regolamento, articolo 15,4 e articolo 16,2. Tutto ciò premesso, si chiede all'assessore al bilancio di chiarire i motivi per cui è stato utilizzato il fondo di riserva per far fronte a spese che dovevano essere previste e quantificate nel previsionale, erroneamente non riportate nello stesso, e perché manca la relazione del responsabile del servizio finanziario. I consiglieri Fernicola, Francesco e Gallucci. Pasqua. Ok, ho finito, grazie. Se vuole rispondere, altrimenti... Per quanto
il comma 5 dell'articolo 166 va portato in consiglio entro il primo consiglio dell'anno successivo, e per questo abbiamo ritenuto opportuno non portarlo in questo consiglio. Per quanto riguarda la relazione, è stata fatta, non so perché non è stata pubblicata, affissa all'albo pretorio. Per quanto riguarda invece il prelievo, per quanto riguarda i 15.958 per spese di arbitraggi, purtroppo è pervenuto un pignoramento di un ex amministratore. Non so se è possibile fare per la questione di privacy nominativo. Non si può fare, intanto non è stato scritto, tantomeno mi permetto di dirlo. E per questo si è attinto al fondo di riserva, nel senso non era nelle nostre, non sapevamo quando è stato fatto il bilancio di previsione di questa cosa. Mentre per quanto riguarda i 25.000, questo purtroppo, ahimè, non mi voglio dilungare su questa cosa, viene fuori dal discorso che i nostri mutui sono stati convertiti nei famosi swap. E con l'aumento dei tassi di interesse che si sono avuti negli ultimi 6 mesi, la rata dello swap ultimo è lievitata ulteriormente. Questo è quello che, se volete risposte più approfondite, dovremmo capire, diciamo, la natura dello swap, però penso che non sia il caso. Niente, io ho posto questa interrogazione soprattutto perché io mi sono recato anche nel nostro ufficio economico-finanziario, dai responsabili, mi hanno detto noi abbiamo dato un parere, ma la relazione non esiste. Il nostro regolamento di contabilità parla chiaro. Per attingere al fondo di riserva c'è bisogno di una relazione del responsabile finanziario. Se mi date copia in questo momento ne prendo atto. In questo momento, diciamo, materialmente non l'abbiamo. Non allora, so se il responsabile come devo finanziario... Io ho conoscenza che la procedura è corretta, devo interessare, allora chi devo interessare se non l'assessore al bilancio? Assolutamente. Se voglio, diciamo... voglio che... Cioè siamo nel comune, voglio vedere materialmente la relazione. L'ho detto anche al nostro responsabile finanziario. Nostro assolutamente. Ufficio. Chiedo qualcosa, penso, di legittimo. Se la legge dice che per il fondo di riserva c'è bisogno di una relazione del servizio finanziario, io sono andato dall'ufficio, pure stamattina è uscita. No. Questo è tutto, non per fare polemica. No, non ci mancherebbe. Se abbiamo messo, diciamo, un passaggio, me ne prendo le mie colpe. Vabbè, c'è tutto il tempo per darvi infatti la copia. Datemi una risposta scritta con allegata la relazione. Va bene. Beh, nel senso che, oppure nel prossimo consiglio, quando ci sarà la ratifica, nel senso che penso che sia la cosa più importante. Io voglio soltanto ascoltare la relazione del nostro responsabile. Assolutamente. Va bene. Allora verificheremo e daremo le dovute spiegazioni. Prego. Presidente, posso fare un chiarimento? Perché prego. Nel frattempo pensavo e volevo fare giusto un chiarimento affinché a casa non arrivino cose sbagliate. Il consigliere Fernicola prima parlava di beni alienabili e non alienabili. È giusto specificare che i beni degli enti comunali, come previsto dal TUEL, sono suddivisi in beni alienabili e non alienabili. Non alienabili, ad esempio, c'è la scuola, è un bene che assolutamente non può essere toccato, un bene di interesse storico, quale può essere il museo. Beni alienabili sono tutti gli altri beni del comune, un terreno, una casa lasciata al comune, molte case nel centro storico sono state lasciate al comune, quelli sono beni alienabili. Alienabili non significa che il comune li ha messi in vendita, benché qualche anno fa il comune ha proposto una vendita, un progetto di vendita delle case del comune a una somma forfettaria affinché venissero ristrutturate. Non è andato a buon fine questo progetto, ma non significa che la precedente amministrazione, mettendo i beni nei beni alienabili, perché così è previsto dal TUEL, abbia messo in vendita i beni del comune. Volevo solo fare questo chiarimento perché a casa potrebbe arrivare qualcos'altro, solo questo. Scusatemi, ne approfitto per fare gli auguri a tutti i cittadini di Buccino, all'amministrazione tutta, ai dipendenti comunali, interni e esterni, e a tutti i collaboratori, affinché sia un anno propizio e che quello che sentiamo dal mondo che ci circonda cessino le guerre e quant'altro, e che viviamo tutti quanti un anno più sereno e di salute soprattutto. Auguri a tutti. Parola al sindaco.
Sì, no, volevo solo chiarire che per quanto riguarda la richiesta di Franco, sicuramente comunque perverrà una risposta scritta che chiarirà il tutto. E, insomma, ringrazio anche Maria per questo ultimo intervento. Per quanto riguarda la questione dei beni alienabili e inalienabili, è chiara la cosa, insomma, non è che non possono essere anche finanziati, migliorati, non è che devono essere messi forse in vendita. Si dice che questo è il valore di questo bene, che potenzialmente è vendibile, ma non è che deve essere venduto per forza. Io, insomma, come stavo dicendo prima, voglio queste mie dichiarazioni, insomma, sono solo volte a fare gli auguri a tutti voi, a fare gli auguri a tutta la cittadinanza. Spero anche con l'aiuto soprattutto dei collaboratori esterni tanto vituperati in questo paese di essere riusciti come amministrazione a rendere un po' più piacevole e più bello e interessante questo periodo natalizio. Voglio ringraziare soprattutto loro che, mentre noi amministratori comunque rivestiamo una carica istituzionale, quello che facciamo per alcuni versi diventa anche un dovere, perché chiaramente abbiamo assunto anche un impegno nei confronti dei cittadini, questo vale per noi e vale per voi in opposizione. Altre persone, altri ragazzi e ragazze hanno deciso in maniera del tutto spontanea di darci una mano, di dare una mano al proprio paese, quindi io li voglio ringraziare per quello che stanno facendo. E niente, tanti auguri a tutti di buon anno, alle vostre famiglie, a tutti i buccinesi, di buona fine dell'anno e di buon anno 2023. Grazie a tutti. Certo. Prego. Niente, soltanto per dare gli auguri al sindaco, all'amministrazione di maggioranza, ai colleghi, a tutta la nostra comunità, anche ai nostri collaboratori, ben vengano cittadini che si vogliono impegnare, però con le dovute regole da rispettare. Voglio dare gli auguri anche ai ragazzi, i nostri meravigliosi ragazzi della Protezione Civile, compreso l'assessore alla Protezione Civile. Le polemiche non intaccano l'amicizia, ognuno riveste il proprio ruolo. Noi siamo qua da pungolo per far sì che la nostra comunità operi sempre nel bene. Voglio dare gli auguri anche ai nostri dipendenti comunali che, nonostante le esigue risorse, si impegnano fino allo spasmo per rendere un servizio migliore ai nostri cittadini. Un augurio anche ai nostri nostri vigili urbani, sono compresi nei nostri dipendenti, ma anche ai volontari della Croce Rossa, ai carabinieri, ai carabinieri forestali. Insomma, voglio dare un augurio di un felice anno nuovo a tutta la nostra comunità. Grazie. Un attimo. Se mi concedete, vorrei dare anche io gli auguri a tutti. Vorrei dare anche io gli auguri a tutti di un buon anno, un felice anno, sperando che l'anno che verrà sia un anno migliore per tutti. Grazie a tutti. Sì, sì, costruttive soprattutto. Va bene. Comunque, di nuovo auguri a tutti, chiusa la seduta, grazie.